In questo tutorial troverai tutte le informazioni necessarie per l'installazione del comando remoto OpenTherm Fantini Cosmi C800 Wi-Fi OTRQ e la corretta configurazione dell'impianto termico. Per prima cosa, vediamo il contenuto della confezione. Un comando remoto OpenTherm Fantini Cosmi serie C800 e la sua base quadrata. Il manuale di istruzioni. Una base rettangolare. È consigliato installare il dispositivo in una posizione idonea a rilevare correttamente la temperatura dell'ambiente. Ricorda che l'installazione e il collegamento elettrico del dispositivo devono essere effettuate da personale qualificato nel rispetto delle normative vigenti. Per procedere con l'installazione, separare la cover frontale dalla base. Per l'alimentazione del dispositivo a batterie, utilizzare due stilo tipo AA. In alternativa è possibile alimentare il dispositivo a 230 V, utilizzando il kit opzionale C800 AL che necessita l'installazione a incasso. In questo caso, scegliere se utilizzare la base di montaggio quadrata o rettangolare. Svitare e abbassare la copertura di plastica della base per avere accesso ai morsetti elettrici. Inserire i cavi e agganciare il kit di alimentazione alle quattro linguette, facendo attenzione che il fissaggio sia ben saldo. Collegare i cavi alla morsettiera. Chiudere la copertura della morsettiera. Per procedere con il collegamento del comando remoto alla caldaia, è necessario predisporre solo due cavi elettrici. Fissare il dispositivo a parete avvitando la base. In caso di fissaggio diretto a parete, rimuovere le linguette poste sul retro della base. In questo modo, il dispositivo risulterà ben aderente alla parete. Collegare i morsetti 2 e 4 all'impianto di riscaldamento. Chiudere la copertura della morsettiera. Altrimenti, in caso di collegamento con alimentazione a 230 V, procedere collegando i morsetti 2 e 4 del kit di alimentazione all'impianto di riscaldamento e i morsetti L ed N all'impianto elettrico. Per fissare il dispositivo, procedere avvitando la base sulla scatola a incasso e riagganciare la cover frontale. Ora è possibile ridare tensione all'impianto. Alla prima accensione, attendere che il dispositivo comunichi con la caldaia. Quando si spengono i LED del display, il dispositivo è pronto. Una volta che C800 Wi-Fi OpenTherm è stato installato, per la corretta configurazione dell'impianto termico e personalizzare la programmazione, occorre associare il dispositivo all'app IntelliClima+. Vediamo insieme come. Installare l'app IntelliClima+, disponibile gratuitamente su Google Play Store ed Apple Store, e alla prima attivazione creare un account inserendo il nome utente e password. Creare una nuova casa toccando sul tasto più e toccare aggiungi casa. Aggiungere il comando remoto toccando il tasto più e selezionare C800 Wi-Fi o TRQ. Importante, è necessario autorizzare il rilevamento della posizione tramite GPS. Qualsiasi altra impostazione potrebbe compromettere il regolare funzionamento della gestione del dispositivo. Per procedere con la configurazione del dispositivo è necessario disattivare momentaneamente la rete dati e proseguire attraverso la connessione a una rete Wi-Fi. Nota bene, per una corretta e stabile configurazione, disporre di una rete Wi-Fi che abbia queste caratteristiche: protocolli comunicazione Wi-Fi a 2.4 GHz, impostazione IP del tipo dinamico, non fisso. Attivare sul comando remoto la modalità Access Point, tenendo premuto il tasto Mode per 3 secondi. Il dispositivo resterà in modalità Access Point attiva per 15 minuti circa. Una volta individuato il comando remoto tramite l'app, avanzare con la procedura guidata.
È possibile scegliere se configurare subito il dispositivo alla rete Wi-Fi oppure saltare questo passaggio e continuare solo con la configurazione dei parametri dell'impianto. Attenzione, verificare attentamente la password. È possibile scegliere se configurare subito i parametri dell'impianto caldaia oppure saltare questo passaggio e continuare solo con la personalizzazione del dispositivo nella casa. Con la funzione di gestione e controllo acqua calda sanitaria è possibile impostare i limiti di temperatura minima e massima da applicare al range della caldaia. Per abilitare questa funzione, accedere al menu utente dal dispositivo C800 Wi-Fi o TRQ oppure attivarla in seguito dal menu Impostazioni caldaia nell'app IntelliClima Più. È possibile selezionare il tipo di regolazione che si desidera utilizzare. Viene impostata la temperatura fissa dell'acqua di mandata in base al tipo di impianto utilizzato. Regolazione climatica. La temperatura di mandata viene corretta in funzione della temperatura esterna per ottenere una temperatura ambiente costante. Scegliendo l'opzione Correzione ambiente, la temperatura di mandata richiesta dal regolatore climatico viene corretta in funzione del valore del parametro di correzione impostato. Quando tutte le spunte laterali diventano verdi, toccare il tasto Avanti. Una volta completata la configurazione del comando remoto, è possibile scegliere Termina per confermare i parametri selezionati e uscire dal menu, oppure Configura per proseguire la configurazione anche con il passaggio 9 Personalizzazione comando remoto nella casa. Una volta terminata la configurazione, è possibile associare un altro dispositivo nella stessa casa scorrendo con il dito sul display, quindi ripetere la procedura guidata. Per avere maggiori dettagli sulle funzioni del comando remoto C800 Wi-Fi o TRQ, consulta il manuale di istruzioni completo disponibile online.